Bene, rieccoci in studio, io sono pronta con il prossimo ospite. Se ricordate, la settimana scorsa abbiamo lanciato anche tramite il nostro TG l'appello di una ragazza della famiglia, di una ragazza modicana affetta di leucemia, quindi in attesa di un trapianto di midollo. In realtà la sua storia è simile a quella di tanti altri, quindi per questo vogliamo approfondire qual è l'iter da intraprendere se si vuole diventare donatori di midollo. Lo facciamo con Loretta Ficili dell'AIL. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Esiste già da diversi anni a Ragusa un progetto di informazione e di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo. È un progetto portato avanti dall'AIL, l'Associazione contro le leucemie di Ragusa, dal Centro Trasfusionale di Ragusa e dalle AVIS comunali di Ragusa, Modica e Vittoria. Lo scopo è quello di informare i giovani donatori sulla possibilità di diventare non solo donatori di sangue, ma anche donatori di midollo. Che è già una cosa un po' più difficile, già è difficile quasi trovare donatori di sangue, per la donazione di midollo che è comunque un'operazione un po' più complessa, è difficile trovare dei donatori. Si è scelto di cominciare proprio dai giovani donatori iscritti già all'AVIS perché si presuppone che abbiano una maggiore sensibilità nei confronti della cultura della donazione e che conoscano già praticamente come avviene una donazione. Certamente però questo appello è rivolto a chiunque abbia volontà di informarsi e perché no di iscriversi poi come donatore di midollo. Ecco, chi fosse interessato, quali sono i primi passi, qual è l'iter, come cominciare? Certamente, è possibile presentarsi al Centro Trasfusionale di Ragusa, è possibile rivolgersi anche all'AIL di Ragusa e chiedere informazioni prima di tutto. Si procede poi con un colloquio importantissimo con il medico responsabile del progetto. Durante questo colloquio il medico cerca di conoscere lo stato di salute dell'aspirante donatore, di conoscere il suo stile di vita che deve essere assolutamente corretto e sano, e si procede poi con la verifica dell'idoneità. Si compila un questionario vero e proprio e si firma poi un consenso informato. È un primo consenso, un consenso iniziale, che serve a dare la disponibilità a iscriversi al registro nazionale dei donatori di midollo. E poi importantissimo il prelievo al momento dell'iscrizione, un prelievo di sangue che si chiama prelievo di tipizzazione HLA, che è necessario per studiare in laboratorio il dato genetico del donatore e capire se potrebbe essere compatibile con uno dei pazienti in attesa di trapianto. Ecco, ci sono delle categorie per cui non è possibile la donazione, che quindi è inutile che si rechino? Assolutamente, gli aspiranti donatori devono rispondere a dei requisiti precisi. Possono diventare donatori di midollo osseo solo i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Devono pesare più di 50 kg, devono essere naturalmente sani, esenti da patologie o da infezioni. Poi ci sono una serie di requisiti più precisi, specifici, che il medico deve attenzionare naturalmente. Quindi una volta iscritti nel registro donatori cosa succede nel caso in cui si trovi la compatibilità, anche se le statistiche parlano di uno su 100.000? Esattamente, il registro nazionale dei donatori di midollo osseo oggi conta oltre 350.000 iscritti, sembrerebbe un numero alto, in realtà non sono mai abbastanza, le statistiche ci dicono infatti che si trova un donatore compatibile su 100.000 iscritti. Una volta data la disponibilità si viene inseriti in una grande banca dati, è una banca dati nazionale ma è una banca dati che si estende a livello mondiale perché il registro italiano è collegato ad oltre 50 registri presenti nel mondo, quindi questo nome, questo donatore potenziale potrebbe risultare utile anche per pazienti che sono fuori dai confini del nostro paese. Fino ai 55 anni d'età il donatore rimane iscritto al registro nazionale, può succedere che venga chiamato. Può succedere che non venga mai chiamato nella vita. Compiuti 55 anni viene automaticamente escluso perché si dà spazio all'arruolamento di un nuovo donatore. Ora, una volta iscritti in questo registro donatori, la procedura poi nel caso in cui si venga chiamati, la procedura vera e propria, come avviene? Esattamente, una volta chiamati si procede con una serie di controlli specifici, sono esami del sangue, sono una serie di esami strumentali che servono per verificare lo stato di salute del donatore. Se il donatore è perfettamente sano e se il donatore conferma la propria volontà a donare, si può fissare una data per la donazione.
La donazione poi è sicuramente una donazione importante. Esistono due metodi. Il metodo tradizionale è un prelievo da sangue periferico che richiede un ricovero di 3 giorni, mentre la donazione da sangue periferico è invece una modalità di donazione meno invasiva che si può effettuare già in giornata. È importante sottolineare che in provincia di Ragusa è possibile iscriversi al registro, ma la donazione vera e propria non si fa qui. La donazione vera e propria si può fare nel centro di riferimento più vicino, che per noi è l'ospedale Ferrarotto di Catania. Quindi diciamo che parte un iter che vede coinvolti i medici di Ragusa, che per primi seguono il donatore, e l'AIL, che si fa carico di accompagnarlo poi anche nella struttura ospedaliera di riferimento. Una volta che il donatore viene selezionato per una prima donazione, viene poi cancellato dai registri, ma una cosa che mi hanno chiesto: se poi si dovesse presentare un problema in famiglia, si può comunque donare una seconda volta il midollo osseo? Ecco, la donazione di midollo osseo si effettua solo una volta nella vita, questo ci dice il Sistema Sanitario Nazionale. È vero, una volta effettuata la donazione si viene esclusi dal registro. Un'unica eccezione viene fatta proprio nel caso in cui si dovesse verificare in famiglia una brutta patologia per cui è richiesto un trapianto di midollo, e quella persona è l'unica che può effettuarlo in quel momento. Allora sì, si fa un'eccezione, il donatore può donare per il proprio familiare. Il discorso della esclusione del registro è dovuto al problema della compatibilità genetica. Se il donatore è risultato compatibile con qualcuno nel mondo, è già un evento bellissimo e miracoloso, quindi il sistema sanitario sceglie di escludere il donatore che ha già fatto la propria parte e di dare spazio all'ingresso di un nuovo donatore. Quanto è importante il lavoro che fanno le associazioni di sensibilizzazione? È un lavoro importantissimo, noi ci teniamo tanto e cerchiamo di partire dai giovani. Proprio recentemente l'AIL è stata coinvolta in un progetto con il Lions Club di Ragusa e siamo andati nelle scuole per parlare ai giovanissimi delle quarte e delle quinte classi degli istituti superiori, quindi coloro che si affacciano alla maggiore età e quindi al periodo delle scelte importanti. È importante informare, è importante che il donatore sia consapevole che una volta chiamato non si tira indietro. Esatto, perché c'è questa possibilità, però significa creare un'aspettativa in chi è ammalato e poi ritirarsi alla fine. Esattamente, la donazione è anonima, è volontaria, non è retribuita, quindi nessuno può costringere il donatore a donare. Noi speriamo sempre che il donatore che si iscriva lo faccia perché veramente convinto e che dica di sì, che sia sempre pronto a donare in caso di chiamata. Nella nostra provincia, in Sicilia, com'è la situazione? Abbiamo una banca dati a Ragusa che viene portata avanti dal lavoro straordinario dei medici del centro trasfusionale e del laboratorio di tipizzazione HLA. Questa banca dati conta più di 1200 donatori che si sono iscritti nella nostra provincia, quindi c'è una grande sensibilità, una grande apertura, e proprio in seguito all'appello rivolto la settimana scorsa per il caso di Sara, devo dire che tanti hanno risposto e tanti hanno scelto di informarsi quantomeno. E ora verranno man mano ricontattati, sappiamo che l'Avis, il telefono, non ha smesso di spiegare. Esattamente, sono arrivate decine di chiamate presso la nostra associazione, presso l'Avis, presso il centro trasfusionale. È apprezzabile la risposta che si è avuta. Sicuramente i medici si sono trovati a dover contenere in qualche modo l'entusiasmo di quanti chiamavano, solo per il fatto che bisogna avere dei requisiti precisi per diventare donatori. Certo, quello dell'età, dell'assenza di patologie, sicuramente. Esattamente. C'è anche tanto a volte l'entusiasmo quando personifichiamo la malattia, però in realtà ci sono tante persone in attesa e quindi indipendentemente del messaggio ci si dovrebbe informare. Esattamente, è questo che ci preme sottolineare: chi si iscrive deve farlo non per una singola persona, che speriamo senz'altro di aiutare, ma deve farlo perché deve essere pronto a donare per chiunque abbia bisogno in quel momento. Quali sono le prossime attività che avete in programma come associazione? Noi saremo presenti il 30 di settembre in un convegno a Vittoria organizzato dal Lions Club di Vittoria. Saranno presenti anche illustri medici dell'ematologia di Catania, e poi siamo presenti giornalmente presso le Avis, perché la nostra attività di informazione non si deve fermare. Bene, io ringrazio Loretta Ficilli, speriamo grazie di aver fatto un po' di chiarezza. Potete contattare quindi tutte le Avis, il Centro Trasfusionale di Ragusa, anche l'AIL, avete una pagina Facebook. Sì. Quindi potete trovare tutti i contatti su internet facilmente se siete interessati a diventare donatori e iscrivervi al registro. Io vi lascio adesso alla pubblicità.